Questo video vi mostreremo come cablare i vari elementi del video citofono ABB Welcome M. Il cablaggio del kit ABB Welcome M è molto semplice. Sono sufficienti un alimentatore controller, un posto esterno e un monitor. Iniziare spelando i cavi. Poi, installare la cordicella di supporto. La cordicella permette di assicurare il frontale alla scatola da incasso. Agganciare la cordicella al gancio sul modulo audio. Nel caso più comune, si utilizzeranno un bus e un cavo per l'elettroserratura. Il bus alimenta il sistema e trasmette i flussi audio e video, mentre l'altro cavo verrà portato a una porta o a un cancello, ad esempio. Preparare la connessione del bus al posto esterno. Per farlo, prendere una qualsiasi delle morsettiere e cablare i fili del bus sui due morsetti più a sinistra. Ora è il momento di cablare il secondo cavo. A seconda di cosa serve comandare, variano i morsetti ai quali cablare i fili di questo cavo. Nel caso di una porta o di un cancello con alimentazione ausiliaria, collegare il positivo al secondo morsetto da sinistra della seconda morsettiera, COM, e il negativo al terzo morsetto da sinistra della stessa morsettiera, NC. Nel caso di un cancello elettrico che richiede la chiusura di un contatto, collegare i fili ai due morsetti COM e NO della seconda morsettiera. Infine, nel caso di un'elettroserratura a 12 V, collegare i fili al morsetto più a destra della prima morsettiera, GND, e al morsetto più a sinistra della seconda morsettiera, LOC. Questo è il caso più comune e quello che mostreremo. La protezione di plastica. Incastrare la morsettiera del bus sul lato sinistro del posto esterno e l'altra morsettiera sul lato destro, in modo da fare corrispondere i morsetti alle indicazioni serigrafate sul modulo audio. Poi rimontare la protezione. Mettere il telaio nella propria sede. Fissare con la vite. E alla fine montare la fascia terminale ABB. Cablaggio del monitor. Cablare i fili del bus non polarizzato ai morsetti A e B. Poi montare il frontale del monitor.
cablaggio dell'alimentatore controller. Prima di cablare il dispositivo, assicurarsi di lavorare in assenza di tensione. Rimuovere il frontale del centralino per accedere al cablaggio. Per precauzione, spegnere qualsiasi interruttore si troverà a monte dell'alimentatore controller. Accoppiare fra loro i fili provenienti dal posto esterno e dal monitor. Collegare le due coppie di fili nei morsetti A e B. Si ricorda che il bus non è polarizzato. Infine, collegare l'alimentatore controller ai cavi di potenza. Terminata l'operazione, ridare tensione. Test del sistema. Per testare il funzionamento, premere questo tasto per entrare in modalità sorveglianza. Verificare che la telecamera funzioni e che l'immagine sia riprodotta sul monitor. È tutto.